Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dedicata al collasso Italia. Oggi parleremo del tema: qual è il colore dei cigni? Il delirio italiano ed europeo di normare il collasso, ossia il delirium legalis cogitatio. Lo spunto per parlare di quale sia il colore dei cigni è un noto e fortunato libro che fu pubblicato, se non mi ricordo male, dopo la crisi dei subprime e della crisi europea dei debiti sovrani. Ecco, se volete espandere il tema della crisi dei subprime e dei debiti sovrani, il link lo trovate in descrizione. Facciamo una sorta di metafora per intendersi. Immaginiamo di essere davanti a un grosso lago, ai bordi di quali c'è una grossa foresta selvaggia. Di che colore sono i cigni in quel grosso lago che stiamo osservando? Attualmente i cigni sono prevalentemente di colore bianco, ma ci sono anche pochissimi cigni neri. I cigni neri sono veramente molto molto rari. Ecco, a parte il piccolo Calimero, di che colore sono i cigni nel Grande Lago? Quasi tutti cigni bianchi con un paio di cigni neri. Quindi di che colore sono i cigni? È molto probabile che in futuro i cigni saranno bianchi, neri e cigni grigi. È logico pensare che nasceranno dalla covata di un cigno bianco e un cigno nero, sia dei cigni bianchi, il carattere dominante presente in quel lago, quanto il carattere recessivo del cigno nero, ma soprattutto il carattere combinatorio del cigno grigio. Poi dai cigni grigi nascerebbero cigni prevalentemente grigi, ma con qualche raro caso recessivo di cigno bianco e cigno nero. E niente più? Beh, nel lungo periodo la biologia e l'etologia ci dice che i cigni bianchi, con il loro mantello piumato sgargiante, andrebbero a distinguersi, perché il bianco piumato mantello non permetterebbe ai cigni bianchi di nascondersi dai predatori che, affamati, arrivano dalla foresta, in quanto il bianco mantello è una grossa debolezza che rende i cigni bianchi delle facili prede. La grande abbondanza di cibo, composto da cigni bianchi, alimenterebbe la crescita dei predatori, che continuerebbero a saltare il lago per estrarre cibo, per cui si estinguerebbero i cigni bianchi e poi si estinguerebbero anche i cigni neri. Obiettivamente, un grosso cigno nero che annaspa in pieno giorno, rumorosamente facendo qua qua qua, è decisamente un cigno assai più facile da cacciare e scovare rispetto ad un silenzioso cigno grigio che se ne starebbe zitto e fermo ed acquattato tra le foglie. La popolazione dei predatori crescerebbe trovando un picco e dilagherebbe. Poi nei predatori ci sarebbe una feroce carestia, in quanto nel nostro lago si sarebbero estinti tutti i cigni bianchi e tutti i cigni neri. I cigni grigi sarebbero più difficili da trovare e da cacciare. Il numero dei predatori collasserebbe quasi a zero e quindi ne beneficerebbe la popolazione dei cigni grigi, la quale inizierebbe a proliferare perché sarebbero scomparse le minacce dei predatori, per cui nel nostro lago prolifererebbero rapidamente tutti i cigni grigi. La grande quantità di cibo presente nel lago andrebbe però poi a finire per favorire i pochissimi predatori che sarebbero sopravvissuti alla fenomenale carestia per assenza di cibo, dato che adesso trovare un cigno grigio non sarebbe difficile, dato che sarebbero ogni dove nell'habitat del nostro lago. La popolazione di cigni grigi inizierebbe a scendere, falciata dai predatori, mentre la popolazione dei predatori, trovando facile cibo, inizierebbe a risalire di numero. A questo punto è probabile che si evolverebbe un cigno mimetico. Un cigno più piccolo come corporatura, un cigno silenzioso, un cigno che inizierebbe a stare più lontano dal lago, un cigno dal piumaggio mimetico,
un cigno che sarebbe anche più propenso a stare più lontano dalle rive del lago, restando inquattato nella foresta o sopra gli alberi. I predatori di cigni grigi risalirebbero quindi di numero, esaurirebbero tutti i cigni grigi del lago. Poi i predatori di cigni collasserebbero per carestia, in quanto non si sarebbero accorti dello sviluppo del cigno mimetico, che con un piumaggio diverso e mimetico marrone e verde e con abitudini differenti sarebbe molto più difficile da cacciare. La popolazione dei predatori collasserebbe di numero in un'altra volta, permettendo così ai cigni mimetici di proliferare e crescere esponenzialmente, sino a quando i cigni mimetici non sarebbero così numerosi da essere facili prede, essendo rintracciabili dai predatori sia nel lago quanto nella foresta. E via ripartirebbe il rapporto preda-predatore, e prima o poi si instaurerebbe nel nostro lago in media un rapporto di equilibrio in cui alla fine del processo sarebbe accaduto quanto segue. Tutti i cigni bianchi si sarebbero estinti anche tutti i cigni neri e si sarebbero estinti anche tutti i cigni grigi. Gli unici cigni a sopravvivere in equilibrio con i predatori sarebbero dei cigni dal piumaggio mimetico, più piccole di stazza e più silenziosi, che si sarebbero adattati a vivere sia nel lago quanto sugli alberi prospicienti al lago. Quindi alla domanda di che colore sono i cigni, la risposta corretta è che ci sono i cigni bianchi, ci sono i cigni neri, ci sono anche i cigni di un grigio paglierino, ma poi potrebbero esserci nel lungo periodo anche piccoli cigni con un piumaggio mimetico e un comportamento differente rispetto ai cigni bianchi, neri e grigi. Ecco, questo discorso ci porta direttamente al delirio degli avvocati di pretendere di voler normare e regolare un processo di collasso. Continuiamo nella nostra metafora. Ecco, immaginiamo che nel nostro lago immaginario vi siano degli avvocati italiani ed europei e che vivano, questi avvocati italiani ed europei, in una villa vicino al suddetto lago, immersa in questa grande foresta selvaggia. Immaginiamo che gli avvocati si siano accorti che i predatori stiano attaccando la popolazione dei cigni bianchi. Gli avvocati italiani ed europei vogliono fare qualcosa, quindi decidono di normare e regolare il fenomeno della caccia dei predatori. Gli avvocati allora tappezzano le rive del lago con cartelli su cui c'è scritto: è fatto divieto ai predatori animali di uccidere i cigni bianchi. I predatori non sanno leggere i cartelli degli esseri umani, e anche se li sapessero leggere se ne sbatterebbero altamente i coglioni, in quanto i morsi della fame spingerebbero i predatori a cacciare tutti i cigni bianchi e tutti i cigni neri. All'improvviso gli avvocati italiani e gli avvocati europei si accorgerebbero che tutti i cigni bianchi e tutti i cigni neri del lago si sono estinti. Ci sono rimasti solo cigni grigi e non si vedono più predatori che attaccano i cigni del lago. Gli avvocati italiani ed europei allora penserebbero che bisognerebbe cambiare gli obsoleti cartelli di divieto di caccia sui cigni bianchi e neri e sostituirli con altoparlanti che ogni ora diffonderebbero un avviso del divieto di caccia sui cigni grigi. Inoltre gli avvocati italiani ed europei deciderebbero di dare da mangiare ai cigni grigi in modo da far lievitare la popolazione. Se la popolazione dei cigni grigi sarà tantissima, il pensiero degli avvocati italiani ed europei è che quindi i tantissimi cigni grigi, anche qualora fossero attaccati nuovamente dai predatori, avrebbero comunque la possibilità di salvarsi dall'estinzione. I predatori, ormai ridotti al lumicino come in numero, finiscono ovviamente per attaccare il nostro lago, che adesso brulica di cigni grigi che sono cresciuti in modo smodato anche a causa dell'extra cibo dato dagli avvocati italiani ed europei. Inoltre l'assordante rumore degli altoparlanti copre il rumore delle mosse dei predatori e i cigni grigi non riescono a accorgersi dell'arrivo dei predatori. È una strage di cigni grigi. In poco tempo la popolazione dei cigni grigi collassa sotto le scorrerie dei predatori. I predatori, i quali crescono rapidamente di numero perché finalmente hanno ritrovato il cibo.
E poi sono così tanti i predatori che finiscono anche per attaccare la villa degli avvocati italiani ed europei, e gli avvocati finiscono per essere sbranati dalle fiere della foresta. Il destino della popolazione dei cigni grigi sembra ormai segnato, però iniziano a nascere delle covate di cigni mimetici. Cigni con un piumaggio verde e marrone, cigni più piccoli rispetto a quelli normali, e cigni con una corporatura più piccola e peraltro anche con abitudini diverse, tanto che hanno l'abitudine di nascondersi sopra gli alberi prospicienti al lago, non necessariamente bazzicare nel lago oppure nelle acque prospicienti al lago. La popolazione dei predatori della foresta inizia a scendere in numero con una feroce carestia. I cigni mimetici sono molto difficili da cacciare, non c'è più facile cibo intorno al lago. Ecco, arriva il guardiacaccia a vedere cosa è successo nella villa, perché non ha più avuto notizie degli avvocati italiani ed europei. Il guardiacaccia trova i feretri degli avvocati. Sono tutti morti i poveri avvocati italiani ed europei, e dai poveri resti si capisce che sono stati tutti sbranati dalle fiere del bosco. Il guardiacaccia monta in auto e se ne va, perché va a fare la denuncia, anche perché a casa, nella grande villa, ha trovato i verbali degli avvocati, in cui in questi verbali c'è la sintesi delle discussioni in cui gli avvocati volevano normare il rapporto preda e predatori, prima con cartelli e poi con altoparlanti ed extra cibo dati ai cigni grigi. Il guardiacaccia scuote la testa, prende tutti i verbali e scappa, andando dalla polizia a denunciare l'accaduto. Quindi dentro a questo processo sarebbe accaduto quanto segue: tutti i cigni bianchi si sarebbero estinti anche tutti i cigni neri. I cartelli di divieto di caccia ai cigni bianchi e ai cigni neri non sarebbero praticamente serviti a niente. Si sarebbero estinti anche tutti i cigni grigi, nonostante gli altoparlanti che ogni ora avrebbero avvisato del divieto di caccia ai cigni grigi, e nonostante l'extra cibo dato appunto dagli avvocati italiani e dagli europei ai cigni grigi per far proliferare la popolazione. Ecco, gli unici cigni a sopravvivere nel nostro fantomatico lago, gli unici cigni in equilibrio con i predatori, sarebbero i cigni dal piumaggio mimetico, cigni più piccoli di stazza, cigni più silenziosi, cigni che appunto con il proprio piumaggio mimetico e con un comportamento differente dai normali cigni bianchi, neri e grigi, cigni mimetici che si sarebbero appunto anche adattati a vivere non soltanto sul lago, ma soprattutto sugli alberi prospicienti al lago. Quindi alla domanda di che colore sono i cigni del nostro lago? Ecco, i cigni sono bianchi e neri e grigi paglierini. Ma potrebbero esserci in futuro anche dei cigni di stazza più piccola, con un piumaggio mimetico, con un comportamento differente dai normali cigni bianchi, neri e grigi. Tutti gli avvocati italiani ed europei che popolavano la ricca villa prospicente al lago, immersa in una foresta selvaggia, sarebbero tutti morti, sbranati dalle fiere della foresta. Quindi, per dirla forte e chiaro, che cazzo volete transire all'economia green se Cina ed India continueranno a bruciare carbone sino al 2050? Ma che cazzo volete transire all'economia green se la sperimentale centrale a fusione nucleare ITER non sarà pronta prima del 2055, ammesso che poi l'esperimento funzioni? Ma che cazzo volete mettere il cappotto di polistirolo alle case se il destino del Mediterraneo è quello di desertificarsi, e quindi mettere materiali incendiabili alle case renderà gli incendi solo più facili da far detonare? Ma che cazzo volete togliere le dighe se il Mediterraneo è destinato a diventare un sasso secco come l'Egitto, per relativa scomparsa dei ghiacciai? Ma che cazzo volete smantellare le dighe se è atteso climatologicamente che il cambio della distribuzione delle piogge renderà un deserto secco il Mediterraneo e sarà indispensabile trattenere tutta l'acqua piovana che cadrà negli sporadici ma violentissimi eventi meteo estremi, sempre più, diciamo, con caratteristiche tendenti a medicane F2 o chissà, forse anche F3?
Ma che cazzo volete mettere i treni all'idrogeno se tutta la rete ferroviaria europea è già tutta elettrificata? Ecco, sinceramente, ma davvero pensate che si possa normare e che si possa controllare legalmente un collasso?